Amici di Sportisili, ben ritrovati dal campo comunale Favazza di Terrasini. Inizia la discesa verso la conclusione del torneo riservato ai giovanissimi regionali del primo Memorial Carmelo Buongiorno. Di fronte calcio Ciccio Galeotto e Cantera Ciaculli, in palio il terzo posto in attesa poi della finalissima del main event, che metterà di fronte invece Palermo e Academy Panormus. Di fronte i bianco-blu, che sono usciti sconfitti dal match contro il Palermo, e i rossoneri, che invece hanno perso contro l'Academy Panormus con la partita che sta per iniziare. Pallone affidato, il primo della gara, affidato ai rossoneri di Carmicino, che adottano inevitabilmente dei cambiamenti rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro i nero-arancio della Academy Panormus. A partire dall'aspetto tattico, c'è un 3-5-2 in campo per Carmicino, e dall'altra parte Galeotto sembra affidarsi nuovamente, questo caso più ad un 4-4-2, almeno così in apparenza. Arriva Stagno a fare da assistente e può iniziare. Calcio Ciccio Galeotto, Cantera Ciaculli, penultimo atto del torneo riservato ai giovanissimi del primo Memorial Carmelo Buongiorno. Col primo pallone affidato proprio alla squadra di Galeotto. La palla poi messa fuori da Iobu. A breve anche la lettura delle formazioni. Cantera Ciaculli che riparte dalle retrovie con Pipito. La palla giocata avanti, però nuovamente indietro. Attenzione qui alla fuga di Galeotto, il servizio per Vegna, in area Vegna, chiuso per ancora Vegna, Peri in uscita bassa, la Monica, tocco centrale, c'è l'avanzata di Trapani che prova a far correre Bonanno, chiude bene però Praia, poi Sabella, il lancio in avanti, palla prolungata verso Galeotto, l'anticipo. Arriva Galli, chiuso. Come palla la squadra di Carmicino, qui l'anticipo da parte di Isabella. Poi Galeotto in avanti, fuori gioco. Battute in avanti alla ricerca di Castellani, che entra in area. Castellani, Castellani, uno sguardo in mezzo, uno sguardo in porta. D'Antoni si aiuta con il palo. È il salvataggio di D'Antoni dopo due minuti. Il pallone ancora gestito dai ragazzi in maglia rossonera, c'è un fischio proprio in favore della Cantera Ciaculli, è il
calcio di punizione, se ne incarica Pipito. Battuta corta, subito Letta, altra posizione di fuorigioco. Abbastanza evidente l'offside. Senza mani, Niki, senza mani. Andrea, scende, grande. Pipito probabilmente questa volta andrà a lungo perché ha fatto salire i suoi compagni. Pallone che passa, non arriva Baglione. Ancora attacco vivo per la cantera Ciaculli. Questo pallone è smistato sulla destra, indirizzo di La Monica. La Monica perde l'equilibrio, poi la tocca con una mano. Calcio di punizione per il calcio Ciccio Galeotto con Praia che lascia convenza a Busalacchi. Ha avuto la possibilità di recuperare un po' di energie la squadra in maglia bianco-blu. C'è un fallo, fallo di Caruso ai danni di Galeotto. Punizione che verrà effettuata da Galli. Tutto indietro, l'11 rossonero, solo Yoboa a protezione della metà campo del calcio di Ciccio Galeotto. Palla in mezzo, a vuoto tutti, poi il tentativo di Galeotto che finisce alto sopra la traversa. Ha avuto in un paio di circostanze la possibilità di intervenire più di un giocatore del calcio Ciccio Galeotto, non c'è stata questa opportunità sfruttata. Poi Galeotto con una conclusione acrobatica anche di difficile esecuzione. Pipito, controllo da parte di Randazzo che poi si gira a spalle alla porta. Pipito va a lungo, non trova compagni e allora la palla che va fuori. Recupera palla la cantera Ciaculli con Trapani che può far distendere i compagni. C'è la corsa di La Monica. La Monica allunga la falcata contro Praia, lo salta La Monica che va via, mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori, poi Praia allontana. Begna, forse con un braccio si gioca, poi la Commare, alla meglio però Trapani, la Commare mette il piede. La palla giocata su La Monica. Prende campo La Monica, cerca la palla per Baglione che non controlla, palla illuminante di La Monica. Baglione non ci ha creduto più di tanto, non l'ha controllata o quantomeno non verso la porta. Palla fuori, battuta lunga, cercato ma non trovato in questo caso Sabella, poi servizio in profondità. Pipito che ha cercato l'uscita in ava scoperta, non c'è riuscito. Braccia larghe, beh. C'è una punizione per il calcio Ciccio Galeotto. Se ne incarica come sempre Calogero Busalacchi che decide di andare lungo e profondo. C'è un controllo non perfetto, poi ancora sfera a disposizione solo per un attimo della squadra in maglia bianco-blu con il controllo da parte di Pecoraro, poi dall'altra parte Vitale non può agganciare la palla. La battuta, Vegna. Vegna prova ad entrare in area, viene fermato, poi Peri spazza via
Vitale lo insegue, scontro con Yeboah che poi prova a tenere senza successo la palla in campo. Si allontana la difesa della cantera, Yeboah cerca Pecoraro che viene contrastato a Pipito col fallo. Dunque calcio di punizione. Per la squadra di Galeotto. Con Galli che nuovamente si incarica della battuta. Fischio dell'arbitro, Galli conta i passi, poi scodella in mezzo, Galiotto la gira, c'è l'intervento, poi il salvataggio di Peri che evita il gol, intervento se non ho visto male di Busalacchi, però ancora una volta questi calci piazzati colgono impreparata la difesa rossonera. Ora prova a correre Vitale, Vitale allunga la falcata, viene fermato, poi interviene in scivolata, Bonanno scarica per Baglione. Ancora i due al dialogo. Baglione, il tracciante verso la Monica che rientra in tempo dal fuorigioco. La Monica con il cross sul primo palo, non bene qui D'Antoni. La conclusione di Castellani ribattuta, poi pallone che rimane lì, D'Antoni la fa sua. Rischiato tantissimo qui il numero uno del calcio Ciccio Galeotto. Qui Yeboah pressato da Vitale che gli porta via palla. Vitale se la trascina fuori. Rimasto giù. Numero 20 maglia rossonera. 10 minuti, 22 secondi. E gara che si sta accendendo, almeno sul piano delle palle gol. L'avanzata qui di La Monica, Baglione prova a passare, viene sgambettato, calcio di punizione da buona posizione, fallo di Lacommare. Vediamo se arriva Pipito, la palla se la prende a Maniscalco. Pipito va a saltare, presumibilmente verrà messa al centro la palla. Maniscalco sul pallone, fischia l'arbitro, va alla conclusione larga da parte del 7 di mister Carmicino. D'Antoni un po' indeciso sul da farsi, alla fine si appoggia a Busalacchi che batte lungo, colpo di testa di Randazzo che finisce però all'indietro e favorisce la corsa. Poi prova a buttarsi nello spazio Pecoraro. Pecoraro prova a dargli una mano Sabella, Pecoraro però fa da solo, la palla messa in mezzo, l'anticipo di La Monica che però favorisce Galiotto. Ancora La Monica però a recuperare palla. Randazzo, Vitale prova a far correre Castellani al duello con Busalacchi che gliela mette fuori. Randazzo, Maniscalco si gira, scodella in avanti, non può arrivare Bonanno, attenzione a Busalacchi, si complica la vita, arriva la Monica, poi serie di rimpalli che favoriscono l'uscita palla da parte del calcio Ciccio Galeotto con l'avanzata da parte di Praia. Attenzione a Galiotto, il duello con Pipito che ha la meglio. Baglione si è mosso sul filo fuori gioco, Bonanno, la palla è per lui, Praia prova ad arrivare, Bonanno però lo anticipa,
Bonanno in mezzo a due, prova a passare sul fondo, in mezzo il pallone D'Antoni questa volta senza alcun problema. Qui D'Antoni sbaglia il rinvio regalando di fatto palla. Begna fermato da Trapani, poi Vitale contro Yoboa che lo ferma ed è fallo laterale per il calcio Ciaculli. Randazzo cerca Maniscalco, lo trova, avanza Maniscalco, il tocco per Trapani che la gioca di prima in avanti, cercato qui la sponda Castellani senza successo, poi la Commare, il controllo, il calcio lungo, Galiotto prova a muoversi tra le maglie della difesa del Ciaculli, Galiotto, Trapani scivolata e poi difende la rimessa il numero 9 bianco-blu. Si parte con Praia con le mani, arriva Galiotto anticipato ancora da Trapani, poi la Monica che non tiene in campo il pallone, Praia cerca ancora Galiotto, Galiotto trattenuto, riesce a resistere Galiotto col tiro, Galiotto porta in vantaggio il calcio Ciccio Galeotto, azione da caterpillar da parte del numero 9 in maglia bianco-blu che sblocca il punteggio e lo fa con una grande giocata personale. E al quarto d'ora arriva la rete di Francesco Galeotto. Quarto d'ora scaduto da qualche secondo, cambia il punteggio in questa finalina, terzo e quarto posto per i giovanissimi regionali al Memorial. Carmelo Buongiorno il primo, Carmelo Buongiorno, la gara la sblocca Galiotto che stava intraprendendo già da qualche minuto una sfida personale con Trapani e con Pipito, i due centrali di Mister Carmicino. Alla fine ha avuto ragione lui con un super gol sul quale neanche l'ottimo Peri visto fin qui ha potuto fare qualcosa. Yoboa recupera palla, prova a lanciare su Pecoraro che ha la meglio sul randazzo, è un 2 contro 2 per il calcio di Ciocaleotto, ancora Galiotto galvanizzato dal gol, prova a passare Galiotto, c'è la palla al centro per la Tommare che va a piazzarla col destro, tiro debole e centrale per i blocca. Si accende la partita qui al Favazza di Terrasini, la palla lunga di Maniscalco, colpo di testa da parte di Scotto, poi allontana Busalacchi sui piedi di Vitale che passa su Yoboa, Vitale resiste alla trattenuta, Bonanno ancora Vitale, attacco vivo, Vitale sempre contro Yoboa, cerca spazio per un dribbling che non c'è, poi Yoboa ha la meglio ma perde il pallone, randazzo passa sul primo, non passa sul secondo che neanche a dirlo è Yoboa, costretta a ricominciare da capo la cantera Ciaculli qui con il fallo da parte di Isabella. Calcio di punizione per la cantera, la palla battuta verso l'area di rigore, è scappato Baglione, la palla è per La Monica, il gol del pareggio di La Monica che sfrutta al meglio il calcio di punizione e dopo poco più di due minuti dal vantaggio del calcio Ciccio Galeotto subito il pari, afferma La Monica.
ci ha messo poco la squadra rossonera a rimettere in equilibrio la situazione. L'ha fatto con il suo numero 8, Giovanni La Monica. Qui la Commare passa proprio sulla Monica, la palla rimane in campo. Tocco per Galioto che non arriva, poi ancora la Commare a vincere un rimpallo. La Commare va a puntare gli avversari, poi bravo Randazzo a chiudere. Infine palla allontanata in fallo laterale. Praia Megna, la palla esce, rimessa sempre per i bianco-blu, sempre con Praia. Prova a passare Galioto che non si gira, prova ad uscire adesso la cantera Ciaculli con lo scambio tutto in velocità con Castellani. Castellani affrontato da Yoboa, fallo, punizione e giallo per Romaric Yoboa. Fibito che si prende il pallone. Punizione che verrà battuta quando entreremo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. E Fibito guarda la porta. L'intenzione è quella di ripetere quanto fatto nella stessa porta, più o meno a questo minuto, contro l'Academy Panormus. Sistema la barriera d'Antoni. Punizione, fischia l'arbitro Pipito, questa volta impreciso. Palla fuori. Mentre c'è un cambio. C'è spazio per Catalano. Esce Trapani. Scusate, esce Caruso. Qui con la schiena Randazzo, poi Baglione ancora per quello che è attualmente il suo capitano, Yoboa. Yoboa resiste alla carica di Vitale, poi va giù, l'arbitro non fischia, però recupera comunque il pallone solo per un attimo. Il calcio Ciccio Galeotto, alla fine l'ultimo a toccare è proprio il numero 20, Mattia Vitale. Qui c'è il tocco di Maniscalco, poi ancora Vitale, Baglione anticipato, si lotta a centrocampo, alla fine Buonanno. Avanza Buonanno che allarga, passaggio panoramico per la Monica che può avanzare, guarda la porta, calcia, c'è la deviazione, Castellani si inserisce, Castellani fermato da Scotto, grande intervento del 5 che poi non riesce a liberare, e allora la Monica finta il tiro, il servizio per Buonanno che si gira, calcia, c'è la respinta, ancora la Monica a provare a recuperare palla, non ci riesce, allora la Commare per Galioto, fermato anche lui con Pipito che riesce a resistere. Maniscalco, il destro di Maniscalco d'Antoni a vuoto, ma non tocca la palla. Allora si riparte dal fondo con D'Antoni che tocca subito per Busalacchi, palla lunga, non riesce a prolungare Pecoraro, arriva Maniscalco che passa in mezzo a due, ancora Maniscalco cerca sfogo, lo trova in Catalano, battuta lunga, controllo da parte di la Commare, poi Galioto di testa, Baglione, Vitale solita giocata sulla sinistra, Baglione può convergere, Baglione palla incollata al destro, forse subisce una carica, c'è Buonanno al limite, destro sul fondo. Qui l'arbitro ha lasciato giocare per il vantaggio. Dopo, che gioca, non è un tempo, ragazzi. Dopo il fallo. A mezz'ora che giocano. È un
te, ma sto facendo già io! Baione, Buonanno, poi Castellani che si libera, Castellani con il tiro, ancora una volta fuori misura. Si riprenderà dal fondo, ancora un minuto e venti più eventuale recupero prima di arrivare ai 25 di fine primo tempo. Questa volta Busalacchi batte in prima persona, gioca su Praia. Battuta lunga, Galiotto cerca la sponda, la trova, si può inserire Vegna che allunga la falcata, lo chiude Pipito, vediamo chi arriva per primo. Arriva ancora Vegna che non si accontenta della rimessa, tiene il pallone, scarica Galiotto, stessa zolla del gol, mette in mezzo, allontana Randazzo. Di testa poi Galli, la Commare, mette giù, ancora la Commare, prova a passare in mezzo a due, non ci riesce perché Trapani alza il muro e lo ferma. Ancora la Commare in pressing, duello con la Monica, la Commare lo vince e passa anche la Commare. Tocco per Vegna, posizione regolare, il cross sbilenco col sinistro. Ultimi istanti del primo tempo. Con l'arbitro che fischia, forse anche con qualche secondo di anticipo. Primo tempo che si conclude sull'1-1. Con il gol di Galiotto e il pareggio quasi immediato da parte di La Monica. Noi restiamo ovviamente collegati qui da Terrasini, poi secondo tempo.
Tornano in campo le squadre per il secondo tempo di calcio. Ciccio Galeotto, cantera Ciaculli, 1-1 come vedete in grafica dopo i primi 25 minuti di gioco, merito dell'iniziale vantaggio firmato dai bianco-blu con il gran gol di Galeotto. Poi nella ripresa la Monica sui sviluppi di un calcio di punizione pochi minuti dopo ha trovato il gol. Cambi in arrivo per Carmicino, per la cantera Ciaculli. Dovrebbero uscire la Monica, sono lì schierati, esce proprio la Monica, esce Trapani ed esce Randazzo. Campo per Stagno, maglia numero 5, ma campo per Rizzo con la maglia numero 17. Due sono i cambi che siamo riusciti a scorgere. Inizia il secondo tempo, se ho visto bene deve toccare anche a Bruno con la maglia numero 19. Intanto Castellani resiste ad una carica, ultimi 25 minuti del torneo e del Memorial Carmelo Buongiorno per queste due squadre. Calcio Ciccio Galeotto che tornerà in campo come società domani. Mentre qui intanto attenzione a Catalano, poi torniamo sull'argomento. Catalano in mezzo, Castellani anticipato, Baglione fermato da Galli che resiste, sempre Galli che la tiene. Poi Busalacchi, lancio lungo per Galeotto che controlla in qualche modo, viene però chiuso. C'è Stagno che torna a comporre la coppia con Pipito, coppia che abbiamo visto nella semifinale contro l'Academy Panormus. Qui intanto Castellani, Baglione prova a scavalcare alla ricerca di Rizzo, bravo D'Antonio a uscire senza paura. Dicevo, calcio Ciccio Galeotto, una delle 8 società che prenderanno parte al torneo riservato agli allievi regionali che si giocherà domani e dopodomani. Girone A si disputerà allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri, mentre qui a Terrasini il girone B è la fase finale del giorno dopo, venerdì 30, questo memorial dedicato ad uno dei personaggi più influenti, più capaci e anche più lungimiranti del calcio giovanile siciliano, al punto da lavorare, al punto da prestare la propria sapienza e la propria conoscenza anche ad altre squadre. Ci viene in mente l'Empoli, società per cui ha collaborato per diverso tempo. Qui intanto Vitale prova ad avere la meglio su D'Antoni, non ci riesce ma guadagna comunque calcio d'angolo. Poi ovviamente il suo grande contributo, tornando a Carmelo Buongiorno, sul calcio giovanile palermitano, ma ci torno dopo. La palla in mezzo, anticipato Bonanno, poi Castellani può arrivare, tiro ribattuto, vediamo se riparte il calcio di Ciccio Galeotto con Sabella trattenuto, fallo e giallo, fallo di Maniscalco su Sabella, cartellino per il numero 7, maglia rossonera. Tornando a Carmelo Buongiorno, abbiamo detto del suo impegno nel calcio palermitano, passato da società del calibro di Fortitudo Bagheria, Ribolla, Calcio Sicilia, sicuramente il meglio o gran parte del meglio che il panorama cittadino e metropolitano può offrire. Fin tanto attenzione a Galeotto che si inserisce in area, Galeotto serie di finte, Galeotto prova a piazzarla, ribattuto ancora Galeotto, fermato Scotto, prima di ginocchio poi di testa, poi Castellani, Bonanno, ancora Castellani, lo ferma Scotto, tutto regolare secondo l'arbitro, sembrava falloso
intervento di Scotto, tanto cambia Ciccio Galeoto con l'ingresso di Perdichizzi al posto di Pecoraro. Mentre ho scorso poc'anzi la presenza di dei ragazzi dell'Academy Panormus pronti conclusione che si insacca, è il gol del 2-1, una prodezza che porta in vantaggio di nuovo il calcio Ciccio Galeoto, un tiro pazzesco che si è insaccato alle spalle di Peri e al quinto minuto torna avanti la squadra di Galeoto. La giocata per Stagno. Comunque nuovamente deve inseguire la squadra di Carmicino, che qui attacca con Rizzo che però controlla male. Yoboa con le mani prova a far passare per Perdichizzi che viene fermato da Maniscalco. Ancora Yoboa di testa, Pipito che forse subisce un colpo da Perdichizzi, l'arbitro ferma il gioco, è rimasto giù il numero 18. Riprende il gioco Perdichizzi, pressa e allora attenzione a Galeoto. Perdichizzi si gira, calcio, viene ribattuto ancora Perdichizzi, prova a passare, ferma tutto Pipito, poi si impegna per tenere il pallone in campo Bruno, non ci riesce, rimessa Ciccio Galeoto, Baglione ha recuperato, c'è lo scambio ancora Baglione, può far viaggiare a sinistra Rizzo. Rizzo ripassa dal centro, Vitale prolunga, la palla poi in avanti di Buonanno per Castellani. Castellani con la sterzata, la palla messa in mezzo, Yoboa provvidenziale a mettere in fallo laterale. Catalano propone al centro, Yoboa col ginocchio, poi la commare, prolunga, dove c'è ancora Catalano, Galeoto prova ad avere la meglio, alla fine esce la commare a recuperare palla, il servizio è per la corsa di Sabella, palla sul sinistro, Sabella, serie di finte su Stagno, Sabella passa dal centro, Maniscalco capisce tutto, poi la commare in pressing, recupera palla, Sabella prova a girare attorno agli avversari, il 10 fermato col fallo, fallo di Rizzo che sembra abbastanza sconvolto dalla decisione. L'arbitro ha deciso, calcio di punizione. È proprio Sabella a occuparsene.
3 in barriera per Peri, che non si fida. Copre la sua interezza il primo palo. L'arbitro fischia la battuta di Isabella sul secondo palo. Peri non trattiene. Poi c'è il salvataggio sulla linea. E la palla che finisce fuori, ma c'era fuori gioco. Probabilmente sulla respinta, il fuorigioco di Perdichizzi, ma è andato ad un passo dal 3-1. Il calcio Ciccio Galeoto. Recupera ancora palla la Commare, momento che apparentemente è favorevole ai biancoblu di Galeoto. Lascia la battuta della punizione a Pipitò. Castellani non arriva, alle sue spalle c'è Scotto. Poi la palla lanciata verso Galeotto, la sponda per Sabella. Può andare Sabella, tocco per Perdichizzi che cerca di liberarsi. L'uscita di Peri. Sbaglia Maniscalco, Praia in qualche modo interviene, poi Galli. Allora prova l'avanzata, il calcio di Ciocaleuto con Galli che interviene su Baglione, poi Lacommare. Lacommare passa per i vie centrali, Maniscalco intercetta, fallo laterale. C'è un cambio per la cantera Ciaculli, esce Castellani, entra con la maglia numero 4 Filardo che non aveva giocato la semifinale, adesso trova minuti in questi ultimi 14 giri di lancette più recupero. Ci sarà anche una novità, per così dire, in questa finale terzo quarto posto, perché entrambe le semifinali sono state concluse senza recupero. In questo caso sicuramente ce ne sarà, sia perché comunque c'è molto equilibrio ancora in ballo, sia perché di interruzioni ce ne sono state. Tanto punizione per il Ciccio Galeoto. Sulla palla si porta Galli. Il fischio dell'arbitro. Galli con la battuta sul primo palo allontana Stagno. Lo colpo di testa per Perdichizzi, la fa scendere, non calcia bene, palla fuori. Sta per preparare un cambio ancora Ciccio Galeoto con Canzonieri, che è pronto ad entrare. La rimessa proprio per il bianco-blu con Yoboa. Sabella la pone al centro, poi palla recuperata dai rossoneri che però non riescono a tenerla. Sempre la Commare, tocco per Galeoto con Filardo che arriva per primo, calcio lontano, però non riesce a uscire la cantera Ciaculli, che qui subisce l'avanzata. C'è la rimessa per la squadra che è in vantaggio. Interviene Catalano. Battuta lunga. Controlla Scotto. Poi Galli. La Commare in profondità per la corsa di Galeoto. Posizione regolare di Galeoto. Palla che però corre veloce verso Peri, il quale va al rinvio. Trio Boa con molta energia
forse troppa su Rizzo. E ammoniscilo! Ammoniscilo! Poi il direttore di gara che redarguisce Yoboa, che ricordiamo essere il taccuino degli ammoniti. Eccolo qui Yoboa che allontana. Poi Galeoto non riesce a servire la commedia. Bonan un po' sparito dal gioco, anche perché i compagni l'hanno rifornito poco o nulla. Filardo prova ad andare, c'è l'intervento di Praia, tutto regolare secondo l'arbitro. Scotto per Di Chizzi, cerca di andare lungo linea, c'è la deviazione di Catalano in fallo laterale. Galeoto vince un rimpallo, può servire in avanti, posizione di Sabella regolare. Sabella sul fondo, la girata sull'uscita di Peri, non ha trovato la porta. All'alba degli ultimi 10 minuti di questa finalina, terzo e quarto posto, un cambio per la cantera Ciaculli con l'ingresso di Sardisco. Esce Catalano con Canzonieri che è lì sempre in attesa di entrare. Stagno, la palla per Pipitò che porta sulla squadra, palla al piede, intercetta per Di Chizzi. Sabella per Galeoto, fuori gioco. Prolunga Baglione, poi la palla di Vitale per Rizzo, intercetta per Di Chizzi, poi si spintonano i due. L'arbitro concede regolare rimessa alla cantera Ciaculli. Yoboa in anticipo, poi Sabella lo riserve con il tacco. Yoboa lungo, c'è per Di Chizzi che può correre da solo verso la porta. Per Di Chizzi, a tu per tu con Peri, se lo divora. Palla gol enorme qui per Di Chizzi. Che a 8 e mezzo dalla fine poteva dare un accenno di chiusura al discorso terzo posto. Vitale, Vitale può far correre i compagni, non ci riesce anche perché Praia chiude. Galeoto, qui passa su Stagno, Galeoto davanti a Peri, lo salta, Galeoto, la porta è vuota! Galeoto, 3-1, e doppietta per il 9 del calcio Ciccio Galeoto, che a 8 minuti dalla fine può avvicinarsi al terzo posto. Scattato sul filo del fuorigioco Francesco Galeoto, doppietta personale, un gran gol nel primo tempo, una giocata quasi da bomber rapinatore con la palla rubata in pressing e con la fuga verso Peri nella ripresa. Tanto ci sono cambi per il Ciccio Galeoto, l'uscita di Praia, l'ingresso di Greco. Pronto Canzonieri, pronto anche Procida, ma intanto si gioca. Per Di Chizzi con il cross, interviene Stagno. Bayon, la palla per Filardo. Bonan,
Baglione con Vitale, la palla in profondità, intercetta la difesa del Cicciocalotto solo per un attimo. C'è la conclusione piazzata, debole, da parte del numero 20 Vitale, parata da D'Antoni, senza problemi, inoperoso D'Antoni in questo secondo tempo. Ma al rinvio, colpo di testa di Stagno per Di Chizzi, prova a incunearsi, viene fermato dall'intervento di Sardisco, poi chiuso Bruno per Di Chizzi, prova a passare, interviene Maniscalco su di lui. Sardisco, Vitale, c'è forse un fallo su di lui da parte di Busalacchi, l'arbitro lascia giocare. Scotto, spalla alla porta per Di Chizzi, lotta, vuole avere lui l'ultima parola, alla fine mette in fallo laterale. Intanto inizia il riscaldamento dell'Academy Panormus, ricordo, tra pochi minuti, ne mancano 5 più recupero qui, quindi tra verosimilmente una decina di minuti l'appuntamento con la finale, con l'ultimo atto il torneo riservato ai giovanissimi di questo primo Memorial Carmelo Buongiorno di fronte a Academy Panormus e Palermo. Ma intanto attenzione qui a Rizzo, tocco per Baglione, fuori gioco. Battuta lunga, controlla Galioto, un leone oggi al di là dei gol. Sabella per Di Chizzi, si sgancia la commare, per Di Chizzi lo vede, prova anche a servirlo, per Di Chizzi atteso a Pipitò, allunga la falcata, la commare mette al centro, la palla che sorvola la traversa, ultimi 4 minuti in arrivo e cambi per il calcio Ciccio Galeoto. Uscita di Galli, ingresso la maglia numero 13 di Zizza. Bruno, passaggio intercettato, la commare di prima, Sabella chiude, è la palla che finisce in calcio d'angolo con l'intervento di Pipito. Sembra un po' esaurirsi anche la fiducia oltre che la spinta offensiva della cantera Ciaculli, mentre c'è il calcio d'angolo, se ne occupa Sabella. Sabella al centro, l'uscita di Peri che si è scontrato con un compagno, poi pallone che rimane buono, la commare, ma c'è il fallo. È rimasto Giustagno nello scontro con il suo portiere Peri. Richiamata l'attenzione della panchina della cantera Ciaculli. Ancora giù Stagno,
ancora a terra stagno, quindi costretto a un cambio Carmicino, mentre ci sono i cambi per Ciccio Galeotto. L'uscita di Isabella, l'ingresso di Canzonieri, l'uscita anche di Galeotto. L'ingresso al suo posto di Procida. Completa così i cambi Ciccio Galeotto, che dà spazio a tutti. Scaduto il 50esimo da una ventina di secondi, ci saranno da recuperare almeno un paio di minuti vista l'interruzione, intanto sicuramente per l'interruzione legata all'infortunio di Stagno. La rimessa con Perdichizzi, la giocata entra in area, Perdichizzi passa sul due avversari, ancora Perdichizzi sinistro, dibattuto da Pipitò, poi Filardo, l'arbitro pone fine alla partita e il calcio Ciccio Galeotto chiude il Memorial Carmelo Buongiorno riservato alla categoria giovanissime al terzo posto. Vince 3-1 contro il la cantera Ciaculli, decisiva la doppietta di Galeotto. Il bianco-blu per la premiazione dovranno però aspettare. Sono già in campo e stanno per entrare Palermo Academy Panormus. Qualche minutino di break, poi torniamo per il racconto della finalissima.